va ora in onda Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei. Amici di Radio Science, un saluto da Luciano, che vi rinnova gli auguri di un buon anno e spera che abbiate passato almeno in serenità queste trascorse festività. Purtroppo sicuramente queste festività più di qualcuno le avrà passate magari con dei problemi e magari anche sono persone che non vedono in positività il trascorso di passare queste festività con amici o con parenti. Ecco, direi che queste persone magari sono proprio adatte all'ascolto di queste conversazioni. Riprendiamo con questa sera, con questa sesta serata, il nostro incontro che abbiamo sospeso appunto per le festività. Vorrei però riassumere magari anche brevemente quanto detto nelle 5 precedenti puntate, così giusto anche per ricordare un po' a chi mi ha seguito e chi magari non è riuscito a seguire tutte le puntate, quanto abbiamo detto. Tengo anche presente però anche di chiarire che queste mie conversazioni sono da considerarsi fra amici chiaramente e servono solo di stimolo alla vera ricerca, il vero lavoro che poi ognuno di noi deve fare a livello interiore. Quindi non ha la pretesa di essere esplicativo al punto e quindi esaustivo, anche perché questi argomenti, ripeto, questa vera conoscenza uno la deve trovare interiormente, quindi non ci sono conferenze che possa appagare e far crescere la vera conoscenza. Qualsiasi incontro che potrà avere con l'esterno saranno solo momenti di riflessione che devono spingere poi la persona alla ricerca interiore. Detto questo, quindi ricordo che abbiamo passato le precedenti serate ricordando che l'uomo, l'essere in quanto tale, è rivestito da 5 involucri. E 5 corpi, diciamo, dal più grossolano al più sottile. E abbiamo il corpo fisico, abbiamo quello energetico, il mentale, il causale, la beatitudine. Abbiamo anche poi parlato della mente nella sua complessità, in cui abbiamo la parte razionale, quella più inferiore, logica, e abbiamo poi la parte invece superiore, l'intelletto superiore, no? Che è a contatto con la parte buddhica, quella che è deputata al riflesso della parte nostra, della nostra parte spirituale vera e propria. Abbiamo parlato della meditazione, che adesso andremo a esplicitare molto meglio. Era doveroso fare alcune considerazioni precedenti appunto perché altrimenti avremmo avuto difficoltà a capire quello che vogliamo dire. La meditazione quindi tende a portare la persona a osservare la propria mente, cioè la parte più sottile che abbiamo all'interno di noi, nella parte mentale. No, abbiamo detto che la mente è in continua attività ed quando è in relazione col mondo esterno è in continua osmosi di scambi di informazioni, riceve e trasmette. Quindi questo tipo di relazione che attualmente l'uomo oggi vive con il mondo esterno è un mondo di forti condizionamenti. Infatti avevamo detto che l'uomo è condizionato anche senza saperlo. Anzi, la maggior parte delle persone non sa di essere fortemente condizionato. Lo sanno abbastanza magari chi fornisce l'informazione, cioè i media,
ma ovviamente fanno il loro lavoro e quindi vogliono condizionare le persone. Noi dobbiamo quindi attraverso la meditazione portare la nostra attenzione, la nostra coscienza, la nostra consapevolezza a vedere come e qua e le qualità e il tipo di pensieri che arrivano a noi. Noi non dobbiamo, come attualmente succede, consentire al pensiero di attivarsi e sviluppare una forma di azione. Mi spiego meglio, ripeto, quando noi osserviamo per esempio un oggetto sulla vetrina, noi abbiamo già espresso, guardando e osservando l'oggetto, un determinato pensiero composito, quindi un desiderio, con quell'oggetto farei determinate cose, riuscirei a fare cose che attualmente non riesco a fare, eccetera. Ma in questa condizione il pensiero ha già lavorato e sta già raccogliendo i suoi frutti. Noi dobbiamo invece intervenire molto prima, cioè quando arriva l'inizio, che arriva il pensiero, quando il pensiero sta cominciando a germogliare. E questo è possibile solo attraverso la meditazione. E noi abbiamo fatto tutta una serie di considerazioni che in questo momento adesso non riesco a ricordarle tutte, ovviamente, ma dobbiamo concludere oggi dicendo che noi, come personalità, come esseri umani che ci consideriamo con una determinata personalità caratterizzante, siamo solo frutto di questi pensieri. Quindi in realtà la nostra vera essenza, la nostra vera realtà, non è in condizione di controllare la nostra mente, ma ne subisce le conseguenze. È un po' come il ministro che con colpo di mano riesce a detronizzare il re, diciamo, e però ha bisogno del suo sigillo di avallo per poter continuare a operare come lui ritiene più opportuno. Quindi, come dire, attualmente, per esempio, ecco, adesso mi viene in mente questo, attualmente da circa un secolo l'uomo è riuscito, attraverso la psicanalisi, una nuova conoscenza della mente, no? Attraverso quindi Freud, i lavori di Freud e di Jung, abbiamo portato avanti una buona conoscenza della mente, ma dobbiamo pensare questo: purtroppo non è possibile studiare la mente così com'è veramente nella sua natura attraverso la stessa mente, soprattutto poi se è una mente condizionata, quindi non è possibile, è impensabile. E quindi per poter veramente conoscere la mente bisogna passare all'organo superiore, a quel corpo, diciamo, causale, che è sovrastante il corpo mentale. E attraverso quindi l'osservazione diretta, senza interferire con la mente, senza quindi alcun giudizio della mente, noi possiamo, osservando i pensieri, siamo in grado di conoscerli, e ne conosciamo veramente la portata e l'entità, senza esprimere nessuna scienza psicologica di questo tipo di ricerca. Quindi, come possiamo dire che quindi noi dobbiamo tendere a sperimentare, esperire quello che è il puro testimone. La nostra vera essenza è essere coscienza pura, quindi puro testimone, puro osservatore. Ecco, questo puro osservatore purtroppo è continuamente alterato e inquinato dalla mente, che vuole continuamente agire ininterrottamente. Noi invece dobbiamo arrivare alla condizione, attraverso la meditazione, di sperimentare quella condizione di essere puro testimone, senza più alcun pensiero fluttuante. È più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, quindi non è che si possa solo pensare questo stato, che si è acquisito e si è capito e si è compreso questo stato. Questo stato bisogna semplicemente sperimentarlo direttamente, e qui ci vuole del tempo,
ci vuole una condizione preparatoria. Avevamo anche parlato, avevo spiegato sommariamente lo Yoga Sutra in 8 passaggi, in cui ci sono veramente delle condizioni che bisogna acquisire per poter portare alla quiescenza la mente, a uno stato di pace e di condizione di non interferire, che è l'unico modo per cui io posso mettere a nudo la mia vera essenza e quindi superare quel condizionamento che ancora non riesco a riconoscere e che mi viene dalla mente. È solo rallentando la mente e osservandola che posso controllarla e posso quindi trascenderla. Ecco il punto. La psicanalisi non potrà mai trascendere la mente, perché non è in grado di portare la mente al silenzio. Sono due percorsi completamente diversi, ma non volevo soffermarmi su questo, era solamente così uno spunto di considerazione che mi veniva in mente. Quindi io vorrei che chi mi ascolta capisse veramente l'importanza di poter cominciare a meditare. Ci sono tantissime forme di meditazione. Abbiamo meditazione cosiddetta con seme, senza seme, cioè seme vorrebbe dire avere ancora la condizione che la mente osserva un oggetto di contemplazione che potrebbe essere una divinità o altre cose. In Oriente, per esempio, molti yogi osservano la fiamma di una candela, giusto per capirci. Oppure la recitazione di un mantra, di una preghiera che è ripetitiva. Quello che voglio dire è che noi dobbiamo portare la nostra mente in una condizione di tranquillità, sempre più di silenzio. E quindi ognuno di voi potrà nel tempo cercare di trovare quel tipo di meditazione che sarà più adatta. Io eventualmente la prossima lezione potrò anche spiegarvi quello che faccio io, ma giusto per darvi un ulteriore spunto di riflessione, ma non è detto che dobbiate fare quello che faccio io. La cosa migliore è che ognuno di noi, attraverso l'esperienza diretta, prenda atto di ciò che gli serve. Non è possibile che uno pedestremente segua le orme che ha seguito un altro, non porta molto lontano e non si va da nessuna parte. Quindi noi dobbiamo portare la mente, che attualmente è duale, dissociativa, a una condizione unitaria. E la mente è unitaria quando io sono riuscito a trovare la mia vera natura e quando torno nella condizione esteriore, a contatto col mondo, ho il gusto e il sapore di quella mia condizione che sono unità. Quindi la relazione con il mondo, man mano che io medito, man mano che io trovo la mia vera natura interiore, che è coscienza pura, che è osservazione pura, che è essere uno stato che bisogna sperimentarlo per poterlo, ripeto, comprendere appieno, perché per quante parole io riesca a esprimere non sarà mai possibile farlo comprendere, ma nel momento in cui io, quando cesso di meditare, torno nel contatto con il mondo esterno, io continuerò, se vogliamo, in modo molto più meno intenso, più blando, ma continuerò ad avere quello stato di meditativo, cioè quello stato di meditazione. La vita in sé dovrebbe essere una meditazione continua. Noi chiaramente abbiamo creato un mondo talmente artefatto, talmente sbagliato, talmente fuorviante, che poi chi nasce ovviamente viene subito preso e condizionato in questo mondo e quindi non potrà mai capire che ci possono essere altre forme di vita molto migliori. E quindi la mente di una persona oggi che nasce e muore è sempre in uno stato continuamente di stress, di sofferenza. Abbiamo parlato a proposito della sofferenza, che la sofferenza è una condizione innata nell'essere umano, ma anche sviluppata e portata avanti con molta perspicacia e perseveranza da diverse categorie sociali, a creare ulteriore sofferenza. Quindi
invece di eliminare la sofferenza verso il prossimo, molte persone la alimentano e la ingrandiscono. Un esempio solo così, toccando uno per tutta, la tecnologia in questi ultimi 2 secoli avrebbe dovuto liberare l'uomo dalla schiavitù del lavoro, la schiavitù sociale in generale. Invece noi vediamo che la tecnologia, così come è stata sviluppata e portata avanti, ha aumentato la schiavitù. Schiavitù nell'ignoranza e nella schiavitù nella condizione di subumano. Io guardo come dire, la proiezione al futuro in una condizione di una società umana completamente libera e con una conoscenza molto evoluta. Un po' quello che Aurobindo, un grande maestro, chiamerebbe superuomo. È possibile arrivarci, chiaramente lavorando tutti in questa direzione, ma è anche possibile regredire. E oggi il mondo, molti stanno lavorando per farlo regredire. E quando si regredisce, difficilmente si recupera. Se si recupera, ci vuole con molta sofferenza. E quindi, ecco, la sofferenza, stavo appunto pensando, oggi il mondo purtroppo è proiettato in una situazione ancora peggiore di quella che si poteva concepire alcuni decenni fa, se non secoli fa, perché non stiamo a guardare solo che secoli fa non c'erano delle tecnologie che oggi abbiamo, guardiamo lo stato dell'uomo, come poteva vivere, c'era un rapporto molto più umano. Detto questo, quindi, noi dobbiamo cercare quindi quell'unità, perché finché noi viviamo nella dissociazione mentale, noi proiettiamo l'esterno, il nostro mondo interiore, quindi se il mondo nostro interiore è dissociato, creeremo una dissociazione anche al mondo esteriore. Quindi inutile parlare di amore, di sì, per carità, giustissimo, perché non sono mica argomenti, ma non potremo mai acquisirli e mai praticarli finché siamo in uno stato dissociativo. Dobbiamo trovare lo stato unitario per poter concepire e iniziare a parlare di vero amore. E quindi, allora, prima di parlare di determinati argomenti veramente spirituali che si sono appropriati in molte religioni, le hanno fatto prevalentemente, secondo il mio punto di vista, da come vedo io il mondo, mantenendo la schiavitù delle persone e non liberandole, perché la vera spiritualità, il vero messaggio spirituale è quello che dovrebbe liberare le persone, non schiavizzarle. Gesù liberava le persone chiaramente, Gesù non aveva istituito nessuna religione, aveva lanciato un messaggio molto chiaro e doveva tendere a liberare le coscienze. Invece purtroppo in questo mondo il potere, la bramosia e l'egoismo porta a distorcere anche il bene e usarlo per il male. Quindi oggi moltissime religioni tendono a schiavizzare perché hanno un potere molto forte, condizionante, e le persone ci cadono in questa logica. Detto questo, cosa potrei dire? Beh, ecco, per esempio, c'è stato un grande maestro orientale vissuto attorno al VII-VIII secolo d.C., che più o meno maestro della Dvaita Vedanta, che è una delle discipline spirituali, diciamo, metafisiche più elevate nell'Oriente e in tutto il mondo. Diceva più o meno tutte le rappresentazioni concettuali, cioè tutte le attività mentali, non sono che produzioni della nostra ignoranza. Ignoranza non in senso comune che noi intendiamo, di conoscenza, di cultura, no, ignoranza di conoscenza diretta interiore, e che però ed è tramite la conoscenza diretta, appunto, che possiamo dissolvere questa ignoranza. Ecco la meditazione, e io continuo a insistere, sicuramente magari avrò difficoltà a farmi capire, non sono certo un grande oratore, ma cerco di far capire a voi quello che ho capito io attraverso esperienze dirette di anni su cui lavorarci sopra.
E io spererei, mi auguro che anche voi facciate lo stesso, perché la vita, secondo me, merita di essere vissuta solo se si fanno queste ricerche, tutto il resto non ha nessun valore. Uno potrà anche arricchirsi tutto quello che volete, ma alla fine, se muore in ignoranza, non, ha vissuto invano, non ha vissuto assolutamente da uomo libero e da uomo vivo. Gesù infatti diceva, se ben ricordate, no? Lasciate che i morti seppelliscano i morti, quindi ci sono anche morti che camminano e quindi ce ne sono tanti purtroppo. Ci sono tantissimi film, adesso così mi veniva un barlume, ci sono tantissimi film che insistono sull'argomento degli zombie, di queste persone. Non a caso noi vediamo anche una recrudescenza e un impoverimento anche nel messaggio pubblico così attraverso il film. Ci sono pochissimi film che hanno valore ormai, anche qui. Quindi tutti gli oggetti che noi creiamo, e quindi il mondo che noi creiamo, sono creati attraverso la nostra ignoranza. Noi crediamo che esistano, ma in realtà hanno catturato la nostra coscienza. E questa nostra coscienza catturata è condizionata dall'uso che questi oggetti richiedono di essere usati. Quindi noi pensiamo di usare l'oggetto, in realtà è l'oggetto che usa la nostra coscienza. Se riflettete con calma e attenzione, vedrete che perverrete a questa purtroppo conclusione. Cosa posso dire? Sì, sto andando un po' a ruota libera, quindi ci sono dei momenti in cui devo pensare un attimo. La contrapposizione, per esempio, fra ciò che ci piace fare e quello che rifiutiamo, è la porta della malattia mentale, della nevrosi. Quando noi pensiamo, infatti dicevo adesso, no, l'oggetto ci usa, ci sta usando, sì, inconsapevolmente chiaramente, ci sta usando, ma dentro di noi c'è sempre un qualcosa di naturale che ci porta a intuire che non si dovrebbe o dovremmo fare qualcosa. Ecco, questa separazione, questa dissociazione che dicevo prima tra il condizionamento esterno e ciò che io invece naturalmente mi sentirei di, invece di fare, crea malattia mentale, crea nevrosi. Ed è quello che studiava Jung o quello che studiava Freud, ma non è sufficiente studiare la malattia per capire che come bisogna uscire dal condizionamento. Quindi io vi inviterei caldamente chi mi ascolta di prendere solo spunto da quello che sto dicendo per poter riflettere e capire che non può cambiare il mondo, non può cambiare se stesso, quindi se non comincia a cambiare le proprie abitudini, se non comincia a capire chi è lui stesso. E qui ci vuole tempo e dedizione per cominciare a fare un lavoro interiore. Finché noi cominciamo la mattina e andiamo a letto la sera facendo sempre le stesse cose, per tutta la vita, non cambieremo mai e non cambierà mai il mondo. Anzi, se cambierà, cambierà in peggio, come stiamo vedendo. Quindi io vi invito caldamente a cominciare a dedicare un po' di tempo, mezz'ora, un'ora alla sera, non guardate la televisione. Sedetevi su una stanza buia, magari, o pochissimo illuminata, con un sottofondo magari musicale adatto, un T-Relax, ma anche se non c'è, meglio. E cominciate a meditare, cominciate a osservare la vostra mente, cominciate a osservare la vostra mente. E intanto, quando andrete a dormire, non, difficilmente farete più incubi. Perché gli incubi nascono anche da, come un po' quando si va a letto con la pancia piena, no? In modo più sbagliato. Per esempio, io la sera non mangio. Perché bisogna andare a letto con uno stomaco completamente libero? Non possiamo mettere in condizione il fisico che dorme a dover lavorare una digestione che è impropria, in una posizione poi anche impropria. E da qui nascono grossi problemi anche fisici, oltre che mentali. Quindi
Andando a letto, dopo aver fatto un'ora, tre quarti d'ora, un'ora di meditazione, anche più, vi troverete in una condizione molto più serena e dormirete e sarete più portati a risvegliarvi con più energie. E se invece di alzarvi subito vi svegliate magari quella un quarto d'ora, mezz'ora prima, e state nel dormiveglia e continuate questa meditazione, vedrete i benefici anche durante la giornata. Ecco, io spero di aver, purtroppo il tempo è tiranno, io ho detto quasi nulla di quello che avrei dovuto dire, e magari quello che ho detto l'ho detto anche in modo sincopatico, ma a parte questo, magari ecco la settimana prossima, cioè tra 15 giorni, vi descriverò magari il tipo di meditazione scusate, che andrò a fare io, che faccio io, e che magari quindi vi potrà essere di aiuto un po' di più. Ma quello che vi prego è cercate di, adesso chi ha il computer, ma anche internet può trovare tante fonti, in libreria può trovare altre fonti, insomma volendo, quando uno vuole cercare trova, come sappiamo. Detto questo, vedo che l'orario è arrivato, vi lascio, un abbraccio e un saluto e ci sentiamo tra 15 giorni. Buona serata a tutti e buon proseguimento. Avete ascoltato una puntata di Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei.